Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa perché vogliamo che il nostro consumatore conosca la storia, la tradizione, la geografia e tutta l'evoluzione che c'è stata nella piantagione del cacao fino ad arrivare al nostro cioccolato che per noi è diventato un liquore. Cacao significa anche sostenibilità, significa preservare l'Amazzonia e tutte le foreste del mondo e noi siamo sempre stati particolarmente attenti a questo tema fin dai primissimi anni, 40 anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra attività. Oggi siamo un'azienda che ha un'emissione di CO2 che è dell'88% inferiore a quella della media delle cantine e distillerie italiane. Utilizziamo soltanto energia elettrica da fonti idroelettriche, utilizziamo la geotermia come per la climatizzazione di tutti i nostri stabilimenti, ricicliamo oltre 16 tonnellate di polietilene e 10 tonnellate l'anno di carta siliconata. Il 50% del nostro vetro è vetro riciclato. Utilizziamo soltanto cartone e carta provenienti da foreste coltivate in maniera sostenibile. Cerchiamo di dare il nostro contributo e addirittura per ogni cassa di un certo tipo di vino che noi produciamo abbiamo deciso di piantare un albero in qualsiasi parte del mondo, ma soprattutto nelle città dove c'è più bisogno di assorbire l'anidride carbonica. La sostenibilità non è una necessità o un'idea di marketing, è una condizione fondamentale, un impegno fondamentale che ogni imprenditore deve porre per poter portare avanti la propria azienda e proiettarla nel futuro. Potranno vivere tra 50 anni solo le aziende che sanno produrre in maniera sostenibile.